Salve a tutti signori e benvenuti alla review della Simcam 1S. Voi direte, ma cazzo Alex, l'hai già recensita? No, perché io ho recensito la Simcam 1, che è diciamo la versione precedente di questa. Poi come fa Apple? Ci mette una S, la potenzia, e niente, sostituisce praticamente la prima. Il bello di questa, rispetto a quella là, è che consuma meno, è più potente, sfrutta l'H265 e ha la pet detection e la car detection. Nonché altri miglioramenti, soprattutto sul riconoscimento facciale e delle persone in notturna. Sostanzialmente è una versione meglio e costa anche meno, perché sono riusciti ad avere dei componenti, mi ha detto proprio Simcam, che tra l'altro me l'ha inviata e ringrazio, che gli costano meno. Quindi l'intera camera adesso è sui $130. Voi direte, perché devo comprare questa e non una normalissima camera IP che costa molto meno? Beh, lo scoprirete guardando questa review, perché ha delle funzioni che sono assolutamente impareggiabili. No, stop. Molto probabilmente sul mio canale ricomincerò a fare video reaction ad AliExpress, a Subito, che è un mondo veramente di perle, e per farlo ho bisogno di un budget. Eh sì, signori. Dunque, anche se non sponsorizza il video di oggi, vi passo lo sponsor di PDF Element. Ebbene sì, il fantastico modificatore di PDF che è comodo come una swinca. Praticamente voi entrate qui, dovete semplicemente premere sul vostro fantastico PDF, quindi l'avete finita di convertire il PDF in PNG, il PDF in, che ne so, JPEG, modificarlo e riconvertirlo. Fate tutto sullo stesso formato, tutto sullo stesso programma. Anche perché se avete usato My Office in vita vostra, noterete che i comandi sono basicamente quelli. Aprite la vostra teoria del macaco ladro e sostanzialmente volete modificare il testo. Però appunto è un PDF, è bello impostato, non potete fare assolutamente niente. Quindi aprite PDF Element, col vostro account vi sarà costato una miseria. Andate su Converti e premete OCR. A quel punto lì lui vi farà una scannerizzazione del testo, e questo funziona anche con quelli scannerizzati appunto a stampante, ma molto più semplice quando non lo sono. Premete OK e lui sostanzialmente, dopo un'elaborazione in realtà abbastanza rapida per il lavoro che deve fare, perché sono queste qui mi pare anche qualche pagina, vi permetterà di modificare il testo. Ed eccoci arrivati qua. Come vedete è basicamente diventato un file di Word. Si può addirittura andare qui, cambiare il font, quindi proprio magari volete un roboto, non lo so, tanto per fare esempio, ed ecco che è diventato un roboto senza sbagliare assolutamente nulla. Andiamo a vedere sotto se l'ha azzeccato. Qui anche il titolo che era in grassetto, spostato, decentrato, comunque l'ha preso, ma non avevo dubbi che ci sarebbe riuscito. Potete anche avere un tipo di editing a livello proprio di Word, ve l'ho detto. Guardate qua, c'è l'intestazione che potete aggiungere. Potete aggiungere la numerazione base. Attenzione, cioè, voi potete scrivere 56, ok, 56, 67, vabbè. Potete anche estrarre delle pagine, cancellare delle pagine dal vostro documento PDF, cosa che normalmente non si può fare, vi tocca caricarlo su chissà quale sito, sostituirle, dividere, invertirle, ve l'ho detto, praticamente ogni cazzo di cosa. E ora della fine fa anche da convertitore, perché guardate qui, potete andare a salvarlo in una miriade di formati, cosa che di solito appunto io faccio con i siti di conversione, ma qui molto più rapida e immediata, quindi se uno lo volesse in PNG fa un bel save, ed eccolo qua. Quindi ringrazio Wondershare perché sta mettendo un budget, ovviamente loro non lo sanno cosa ci farò con i soldi, però sta mettendo un budget per i futuri video di AliExpress, quindi fidatevi, verranno fuori delle figate, e soprattutto molto più spesso, perché altrimenti YouTube mi castra le visualizzazioni. All'interno della scatola vi danno anche il montaggio da muro, se volete, oppure la mettete così, ovviamente la potete mettere anche all'esterno. Un po' difficile è mettere questo spinotto qui, perché come vedete è tipo isolato e bisogna spingere veramente parecchio. Qui dietro ci sono, ovviamente con una chiave abbastanza particolare, la micro SD, il tasto di reset. Vi danno già loro una micro SD da 16 GB e il cloud è illimitato, gratuito, quindi quando comprate il pacchetto non avete altre spese. E questo è un punto veramente forte ed è anche il motivo per cui costa un po' più delle altre. Sul loro sito, molto bello, potete vedere tutte le nuove funzioni che sono state aggiunte o migliorate rispetto alla prima versione, o che ha rispetto comunque a qualsiasi
IP camera che trovate sul mercato. Compatibile benissimo con gli assistenti vocali, e questo è necessario direi ormai nel 2020. Qui vi fanno vedere che effettivamente può riconoscere una faccia, per dire adesso sta riconoscendo la mia, e a questo potete collegare delle funzioni, come dire se SimCam vede questa faccia allora fai quest'altro, quindi non è male come cosa e è molto precisa, come potete vedere. Secondo me potrebbe diventare molto utile se volete interconnetterla con altre logiche. Di per sé il fatto che ve lo segnali, qui dice vabbè, potete vedere i vostri figli, i vostri cari, insomma che siano a casa, ecco sì, può essere, però non la vedo proprio una funzione indispensabile. Occhio che è diversa dal riconoscimento classico della persona, questa va proprio a riconoscere i tratti facciali che dovete dargli tramite app, e vi assicura che quella persona lì è arrivata a casa, anche di notte, anche angolata, anche in situazioni brutte, ce la fa. Quindi veramente interessante. Qui fa vedere che in questa versione potete addirittura riconoscere un cane, il vostro cane. La pet detection è una cosa che non ha funzionato molto bene dal mio punto di vista, perché ha riconosciuto persone, una palla addirittura come un pet, quindi secondo me con aggiornamenti software dovrebbero andare a correggere, però la pet detection funziona molto bene, quindi cioè funziona bene la logica e non il riconoscimento. Insomma, se fosse migliorata sarebbe una figata, perché saprebbe distinguere benissimo tra movimenti a caso che non c'entrano niente e persone, cosa che comunque già fa, nel senso non segnala movimenti a cavolo della camera stessa oppure di oggetti, quindi già filtra tutto questo e per questo è meglio di una camera normale. Però con la pet detection siamo indietro. Car detection, anche questa nuova funzione, figata secondo me, però mi ha visto una macchina ferma. Secondo me dovrebbe, cioè se una macchina è già in inquadratura quando accende, per me dovrebbe eliminarla come cosa, invece me l'ha segnalata una volta, non è un grosso problema, sono notifichine come questa qua, vedete, non è che danno fastidio. Ecco, questa funzione gli manca veramente pochissimo per diventare perfetta, ma è già ottima, perché come vedete vi può segnalare che una macchina è entrata in una certa zona, cioè non deve essere una persona oppure un qualsiasi altra cosa che si muove, non c'entra niente, se una macchina è entrata lui lo segnala, cosa veramente ottima secondo me. E appunto col fatto che separa le cose, quindi pet, macchine e persone, e addirittura persone care di diverso tipo, potete veramente implementare delle logiche molto interessanti. Qui fa vedere che effettivamente hanno migliorato il riconoscimento delle persone in qualsiasi modo siano messe, ovviamente ha dei limiti in cui può riconoscere queste persone, che sono 15 metri di distanza massima di giorno e 8 metri di notte, così come 20 metri per i veicoli e vari altri. Questo perché ovviamente non ha range infinito, comunque sono range migliorati rispetto alla prima versione. Qui vi fa vedere che può traccare, diciamo, una persona, e lo può fare addirittura col suo pan, quindi può girare su se stessa e inseguire la persona, quindi anche se non fosse proprio dentro l'inquadratura inizialmente oppure ne uscisse, la può seguire, quindi molto bello. Cripta ovviamente tutto quello che filma e lo processa direttamente lì dentro, quindi non c'è modo di accedervi come è successo con altre camere cinesi di bassa qualità, in cui era molto facile hackerarne l'accesso e trovarsi su chissà che sito. Qui viene tutto criptato all'interno e insomma i vostri dati sono assolutamente al sicuro, anche perché sono roba delicata come appunto le facce scannerizzate e svariate altre cose che penso che nessuno abbia interesse a rendere pubbliche. Qui vi fa vedere che ha la visione notturna, va bene, questo l'abbiamo capito, molto, molto pulita, l'ho provata anch'io. Vi conviene però puntarla direttamente all'esterno, voglio dire, se c'è un muro a destra e lui mette a fuoco il muro, non tanto per la messa a fuoco, perché è a fuoco infinito ovviamente, abbastanza grandangolare, però perché proprio di notte, non so come dire, la luce rimbalza lì e vi disturba tutto il resto. Non è che sia un grande problema, si tratta comunque di una cosa di posizionamento, quando è posizionata bene, anche con grandi contrasti, anche con i lampioni, comunque riesce a vedere le persone. Quindi da questo punto di vista l'ho trovata molto molto precisa. Ecco, qui c'è un esempio tipo di interazione con altri dispositivi, appunto IoT, quindi automatically open new key, cos'è una new key, forse new key door, penso sia un nome, vabbè. Quando SimCam vede questo Face ID, l'esempio che vi facevo prima con Alexa, non so se si può arrivare a questo livello di automazione, vabbè. E Alexa show me the front camera, vabbè, ma quello insomma si può fare con qualsiasi camera,
e vi fa semplicemente vedere che funziona. Eccoci qua sull'app, qui si vede l'ultima anteprima che ha fatto perché l'avevo installata sulla mia finestra. Come vedete c'è un'area che io avevo evidenziato ed è lì che lei fa le sue interazioni e controlli, non al di fuori, quindi a me non interessa sapere se per strada c'è qualcuno, mi interessa sapere se nel mio giardino, che poi non è che coperto tutto, vabbè, c'è qualcuno. Quindi quest'area qui è quella di controllo e ha sempre spottato qualcosa all'interno, in particolare è molto brava con le persone. Qui potete aggiungerne più di una, in questo caso fate partire lo streaming e mi è capitato che, ecco ancora l'area lì di controllo e mi vedete col giallo-blu, sono io che sono un grandissimo tifoso del Verona, non è vero un caso, al massimo simpatizzo. Comunque questa è l'area, potete allargarla e vederla per bene. Ecco, io gli suggerirei una versione di questa schermata, quindi quella con tutti i pulsanti, ruotata, perché in realtà potete usarla solo così e in questo momento è addirittura in SD, quindi vi farò il piacere di cambiarla in Full HD. Ecco qua, le funzioni sono le solite, per me come tastini si poteva fare qualcosa di graficamente meglio, sto proprio cercando l'ago nel pagliaio perché come app è veramente fatta bene ed è anche abbastanza intuitiva. Qui c'è il microfono con cui potete parlare dall'altra parte e sentire quello che dice la camera stessa, potete scattare una foto, partire voi manualmente, ecco ho spinto il telefono a fare un video. E altra cosa bella, l'evidenziazione di un oggetto, non è che sta controllando quell'area lì, sta letteralmente controllando che quell'oggetto che c'è lì, anche se in questo caso vabbè il mio armadio intero, si sposta, quindi è un controllo proprio ad oggetto e come vedete può coesistere tranquillamente con il controllo ad area. Il che è ottimo secondo me, nel senso avere delle funzioni parallele diverse sulla stessa schermata può essere veramente utile, perché lo spostamento di un oggetto, perché può indicare per esempio che ove l'hanno rubato o che non doveva essere mosso e ovviamente questo ha delle notifiche personalizzate, non è sempre allarme, 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 ogni cosa che succede ha la sua notifica. Qui c'è proprio l'allarme suo, ma non lo premo perché non voglio spaccarmi le timpani, quindi sì, insomma, c'ha anche uno speaker abbastanza rumoroso che potete far scattare da remoto. Adesso io sto usando il 4G e lei è sul mio wifi e come vedete la vedo senza problemi con un delay minimo, quindi non siamo sulla stessa rete, siamo proprio distaccati completamente. Qui ci sono tutti gli alert di oggi, l'ho accesa prima appunto perché non ce l'ho più messa fuori, e ovviamente non è che registra sempre, certo potete farglielo fare, però io preferisco la registrazione ad evento, quindi ho visto una persona, registro, ho visto l'oggetto che si è mosso e registro gli ultimi 10 secondi e cose del genere. In realtà, così come potete scegliere la logica dietro ad ogni evento, potete scegliere anche il tempo che lei registra quando quell'evento accade, ovviamente lo registra da prima, è come se stesse già registrando e lo va a salvare, perché se fosse solo da quel momento lì quando lo vede, magari rischia che sfugge quello che succede, quindi è abbastanza intelligente questa funzione. Qui, tipo calendario, potete andare a vedere cosa è successo i giorni scorsi, se mai insomma fosse stata accesa, e vi va a dire tutti gli eventi della giornata, che poi a voi arrivano uno per uno qui nelle notifiche, e vengono salvati qui dentro. Ecco, qui come potete vedere la situazione era di contrasto totale, perché adesso non riesco a zoomare, ma la parte qui è illuminatissima rispetto alla parte qui sotto, eppure continuava a riconoscere le forme, le persone in entrambe le parti. Ecco, lì dove proprio è totalmente bruciato non credo che ci riesca, sarebbe da vedere, però nessuno passeggia in mezzo alla strada. In ogni caso qui sotto, che era la parte importante, non ha avuto problemi a mettere a fuoco, quindi direi che da questo punto di vista è veramente ottimo. Breve excursus delle impostazioni prima di chiudere la review, che penso di aver detto anche abbastanza. Qui potete scegliere quanto dura il video di allerta ogni volta che c'è un evento. Qui ci sono i settaggi dell'immagine, potete flipparla orizzontalmente, verticalmente, disabilitare la visione notturna, non so per che motivo, fare il tracking appunto di chi cammina, mutarla, quindi esatto, vi conferma che è stato settato, modificare il contrasto, la luminosità e la saturazione, che in realtà potrebbero essere utili, però dovete andare voi di volta in volta a controllare che per quella posizione lì sia perfetto il settaggio, quindi è una cosa da postazione fissa. Sostanzialmente il flip serve se l'avete messa così, ecco qua, così dall'alto, e volete fare il flip che ne so, della verticalità, ed è così qua, e potete andare in giro così. Qui potete settare se lavora tutto il giorno oppure solo per orari prestabiliti, quindi magari non la volete
mentre siete a casa, cosa che potete collegare anche al GPS, ho visto, e fare in modo che disabiliti tutti i controlli quando siete arrivati a casa con il vostro telefono, ma questa è roba da home automation abbastanza chiara, però collegata a questa qui potete assicurarvi che appena vede voi smetta di farlo, quindi è un passo oltre effettivamente. In questo caso c'è anche un update che non so precisamente cosa mi darà, però ve lo faccio vedere perché appunto tengono aggiornata la camera, cioè se qualche bug viene riscontrato, come io gli riporterò quelli che ho visto io, eccola qua, SimCam la aggiorna, e la cosa mi rende veramente contento perché vuol dire che ci tengono il proprio prodotto, ne hanno fatto calare il prezzo e l'hanno anche potenziato, quindi come azienda mi piace parecchio, in particolare perché si affida al migliore in assoluto per recensire i loro prodotti. Questa è la fine della review, io ve la consiglio assolutamente, in particolar modo perché so che verrà sicuramente sistemata e so che costa praticamente meno delle altre se contate tutto quello che ha, la qualità video che vi dà e il fatto che non dovete pagare nessun cloud. Alla fine penso che risparmiereste con questa, guardate che i cloud quelli lì non costano affatto poco, manco quello dei cinesi, e ha un decimo delle funzioni e penso che sia 463 volte più stupida di questa. Detto questo, signori, io vi lascio e